Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi, mercoledì 17 gennaio. La Guardia di Finanza di Torino, unitamente ai funzionari doganali, nel corso degli abituali controlli presso lo scalo Sandro Pertini di Caselle, hanno rinvenuto tra gli effetti personali di un quarantenne nigeriano una settantina di barattoli di creme per la pelle senza alcun tipo di autorizzazione. L'uomo è stato denunciato per importazione illegale di cosmetici e rischia l'arresto fino ad un anno e una multa di oltre 100.000 euro. All'ASL 4 sono giunte segnalazioni riguardanti persone che, qui in Canavese, spacciandosi per operatori dell'ASL, devono effettuare controlli per le polveri sottili e tentano di far sapere la porta di casa per poi rubare. L'ASL 4 chiarisce che non si tratta di operatori dell'ASL e invita i cittadini a prestare la massima attenzione. Il Comune di Volpiano ha bandito un concorso per gli alunni della scuola primaria, classi terze, quarte e quinte, per scoprire e conoscere alcune specie di piante presenti sul territorio. I bambini dovranno indicare su una mappa di Volpiano le piante di ulivo, palma e magnolia che riusciranno a individuare. Le classi che segnaleranno il maggior numero di piante, una per ogni anno scolastico, vinceranno un'uscita didattica al Museo Ecoambiente di Torino. E adesso 30 secondi di pausa, restate con noi. Piemontese dal 1935. Vuoi gustare il vero fritto misto alla piemontese? Gli innumerevoli antipasti e gli agnolotti al sugo di arrosto come vuole la tradizione? Da Giuanun, specialità piemontesi. E per gli amanti del pesce, li stupiremo. Sempre la giusta atmosfera per pranzi, cene di lavoro, feste di compleanno e serate particolari. Ristorante Giuanun a Riva Rossa, per gli intenditori della buona cucina. Bentornati in studio. Cinema Margherita Gremito ieri sera, martedì 16 gennaio, per la prima canavesana del documentario di Azzurra Fragale Mauro Corneglio, cinematografica Perona, realizzato dal collettivo Chroma 5, un documentario che ripercorre la storia della famiglia Perona che da quattro generazioni gestisce le proiezioni a Cornier, una riflessione sul rapporto tra cinema e comunità, un lavoro interessante e intenso, nato nel 2013, passo dopo passo, in modo spontaneo, con un grande lavoro di post-produzione alle spalle. Lunedì 22 gennaio alle 21 nella sala consiliare del Comune di Rivarolo Canavese si terrà la cerimonia per il riconoscimento annuale Testimonial dello Sport per la città di Rivarolo e per il Canavese 2018. Il passaggio di consegne verrà tra il commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile di Volley, Gian Lorenzo Blengini, detentore del riconoscimento, e il nuovo Testimonial 2018, USAC Rivarolo Basket. Nel corso della serata verrà dedicato un riconoscimento alla memoria di Luigi Ballario, presidente onorario del Rivarolo Volley, recentemente scomparso. È tutto per questa edizione. Vi ricordo, per altre notizie potete collegarvi a www.btunews.it oppure scaricare l'app gratuita del Postal o Google Play. Un proseguimento di serata.